sacco di Alarico dell'agosto del 410 d.C., non è escluso che quando questi barbari facevano il saccheggio delle cose principali dei pubblici monumenti di Roma, poi si dividessero il bottino un po' a distanza dalla capitale. Non è escluso che in un momento di pericolo forse venivano degli avversari, io non so dire per quale motivo questi abbiano sepolto questo la sera o la notte, e non siano, o perché saranno stati uccisi o perché il giorno dopo sono dovuti partire forzosamente o forse perché l'avorio non era facilmente commerciabile, abbiano lasciato questi oggetti lì. Campagna romana tra Cesano e Anguillara Sabazia, zona di laghi. Infatti tra il lago di Martignano e il lago di Bracciano scorre la statale braccianese Claudia, che ripercorre il tratto dell'antica strada romana. E tutta questa vasta area è interessata dal ritrovamento di importanti ville romane. Ma noi andiamo al 1994 e concentriamo la nostra attenzione su questo breve tratto di campagna, denominato Torre dei Venti, caratterizzato da un vecchio e bel casolare. In quei luoghi, da più di 3 anni, si aggira una persona che fa delle passeggiate solitarie. E in particolare lo fa in autunno, quando l'aratro dei contadini rompe la terra e le piogge di stagione dilavano le zolle, portando in superficie quello che sta negli strati sottostanti. Ma quell'uomo non è un contadino, quell'uomo non è un curioso, non è un turista. Che cosa cerca quell'uomo? Cerca un tesoro che probabilmente sta sottoterra, sepolto sotto i suoi piedi. Ed è alla ricerca meticolosa, scrupolosa, quasi maniacale, di piccoli indizi, di tracce, di segni di un importante sito archeologico. Ma quali sono questi segni? Dopo 3 anni lui crede di averli trovati. Io mi chiamo Pietro Casasanta e faccio l'archeologo dilettante, mi definisco così per modestia, da almeno 50 anni. Ho fatto molti ritrovamenti importanti, direi almeno i più importanti dopo la scoperta di Troia. Satis, sacerdos imperavit. I canti terminarono, il suono si spense, nel silenzio attendevano i fedeli. La statua enorme, scintillante, lucida, si ergeva come un monito. Da quella bocca il destino di ognuno sarebbe stato proclamato. Solo se il Dio lo avesse voluto, solo allora la bocca immobile avrebbe parlato, lasciando cadere parole, sicut ardente gutte super pellis, che avrebbero segnato il futuro di ognuno di loro, uno per uno. Gli sguardi erano tesi, i volti imperlati della tensione che si faceva febbrile fremito. Non un suono, in attesa che la limitata della luce avesse riempito di bagliore l'enorme sala. La vibrazione che precedeva il vaticinio, come raccontavano i pochi che avevano già assistito, sembrava provenire dalle profondità della terra. Apollo, l'impenetrabile volto, l'astratta, remota bellezza, avrebbe fatto ritorno dall'eternità del tempo per lasciare cadere sugli inconsapevoli umani semplicemente la conoscenza del proprio futuro. Io penso che questa testa potrebbe rappresentare Apollo, e bisognava poi stabilire di quando fosse stata eseguita un'opera del genere, e questo è molto complesso, lo dico francamente. Io ho cercato un poco allora di vedere quali sono le opere che potevano ricordare questa, che si presenta in fondo molto algida, molto fredda,
molto consapevole di se stessa e della propria divinità, evidentemente. E ho pensato che l'autore potesse essere un tale Ufranor, che era uno scultore molto celebre nell'antichità, uno scultore di Corinto probabilmente. Questo Ufranor avrebbe potuto realizzare quest'opera intorno all'incirca il 360 a.C. Innanzitutto il Casasanta ipotizzò la presenza di un'antica strada romana che passava proprio di lì e lo fece osservando e raccogliendo frammenti di antiche tombe romane. E lungo quella strada invisibile l'uomo osservò un'altra cosa molto particolare. La vegetazione era più pallida, quindi meno verde, quindi il pigmento meno intenso. Questo fece pensare al Casasanta una cosa molto semplice, che qualcuno avesse nell'antichità scavato alla ricerca di qualcosa. Non solo, ma nella terra smossa, che possiamo vedere qui, l'uomo ritrovò delle cose molto importanti, non solo del bronzo, delle monete, ma anche e soprattutto delle tessere di mosaico in pasta vitrea e dei preziosi listelli di marmo. Ma la prova del 9 fu data anche dall'esito della stratigrafia, che dimostrava come ci fossero delle tracce di pavimentazione negli strati più superficiali e tracce di tetto di abitazione negli strati più profondi. Qualcuno aveva scavato, ma chi era stato e che cosa cercava? Anche in questo caso l'uomo crede di avere una risposta. Io conoscevo il sito da sempre perché era nella porta di casa mia, quindi era un sito che io visitavo abitualmente. Lo visitavo soprattutto dopo le prime piogge di primavera, dopo l'aratura e le prime piogge d'autunno. E non ho mai tenuto conto di questo scavo, perché lo ritenevo fatto, esaurito, in quanto tutto, la condizione stessa dello scavo, lasciava pensare che lo scavo era stato fatto e fatto scientificamente in passato. Un anno faccio un ritrovamento che mi ha sconcertato, trovo un piccolo frammento di agata fasciata, che è una pietra importantissima. È una gemma che i romani usavano per fare cose molto importanti. E ho detto, come mai qui c'è l'agata fasciata? Mi sono posto il problema. E poi ne ho trovato un altro. E l'anno dopo ne ho trovati ancora altri. Finché mi sono ritrovato tra le mani 10-12 pezzi di agata fasciata. Naturalmente questo mi ha fatto pensare alle statue grise elefantine, quelle costruite da Fidia, da Prassitele, per la Grecia antica, che erano in oro con gli arti d'avorio e rivestite di pietre dure. La statua sembrava immensa a Drusilla, figlia di Ennio e futura sposa, forse, di Rufo. Quella era la prima volta che si trovava al cospetto della gigantesca statua. Per una sposa bambina era inquietante, soprattutto per lei, che viveva quella stagione della vita come un continuo alternarsi di maschili autorità. Dal padre severo e qualche volta manesco, a sacerdote, austero, a precettore, l'unico forse cui un sorriso leggero a tratti riscaldava i lineamenti del viso. E ora, direttamente, Apollo, il dio Apollo, in attesa di essere di Rufo, l'autorità finale della sua vita. Da Apollo, la piccola folla dei suoi familiari attendeva il responso. Rufo, sì o no? Drusilla, nonostante il momento, osservava con l'inestinguibile impertinenza dei giovani i lineamenti del volto, di bianco avorio. La colpiva la perfezione e la lontananza di quei lineamenti e lo stacco del colore degli occhi, poi il riverbero abbacinante di tutto quell'oro. Sarebbe stato difficile dimenticare.
per il Casasanta non era assolutamente facile scavare. Pensate ai problemi principali. Il terreno non era suo, quindi doveva fare necessariamente in fretta. E poi la terra di risulta non poteva essere portata via. Quindi lui doveva scavare, cercare e ricoprire. E così per tutto il tempo. E poi non conosceva l'architettura delle costruzioni che stavano sotto quel suolo. I lavori cominciarono con una ruspa e con l'aiuto di due collaboratori, di due operai. Quando il Casasanta riteneva di aver trovato qualcosa, allora procedeva a mano con piccone e pala. Gli scavi clandestini sono una vera piaga per i paesi ricchi di storia, perché naturalmente dei predatori, spinti da un guadagno facile, vanno a depredare dei siti alla ricerca di oggetti preziosi che sono poi venduti sul mercato clandestino. E molto spesso utilizzano dei mezzi che danneggiano irreversibilmente le antichità. Il nucleo Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico riesce, con indagini molto spesso estremamente complicate, a recuperare parte dell'immenso patrimonio che è stato depredato da questi delinquenti. Ma anche quando questo patrimonio viene recuperato, ahimè, l'oggetto perde una parte importante del proprio valore. Perché è grazie allo studio dell'ambiente, del contesto in cui un oggetto si trova, che uno può far parlare l'oggetto in un modo, oserei dire, molto eloquente. Un oggetto strappato al proprio contesto può eventualmente essere molto bello, però perde una parte essenziale della propria validità storica. Ora questo pezzo fragilissimo, insieme ad altri frammenti, è nelle mani sapienti degli specialisti dell'Istituto Centrale del Restauro. Il volto, inizialmente costituito da un unico grande blocco di avorio, è arrivato nei nostri laboratori in tre grandi frammenti: la parte centrale del volto e le due guance. Il naso, anch'esso separato dal resto del volto, si è staccato dopo che abbiamo stabilito che era stato rincollato dopo il ritrovamento. Ci siamo accorti molto velocemente che il reperto era stato sottoposto ad un restauro, sia le narici, il naso stesso, sono state riempite e riempite di questa malta cementizia. Un momento fondamentale del restauro è stato l'assemblaggio dei vari frammenti, fra cui appunto il naso e le due guance al corpo centrale del volto, con una resina polivinilica sciolta in alcol a un'alta densità che è servita anche per il consolidamento delle superfici. L'operazione che ha portato al recupero di quello che oggi è conosciuto come il volto d'avorio è un'operazione che è strettamente collegata con un'altra conclusasi nel 1999 e chiamammo quella operazione Atena Parthenos perché già all'epoca nell'ambiente dei tombaroli e dei ricettatori di reperti archeologici si fantasticava dell'esistenza di un manufatto in avorio che ricordava il volto di quella che era stata la statua fatta da Fidia ed eretta sul Partenone ad Atene, appunto la statua dell'Atena Parthenos.
Nel corso di quella operazione ci aspettavamo un recupero eccezionale, che però non ci fu. Ciononostante arrestammo diverse persone, una sola fuggì alla cattura. Era una cittadina svizzera, titolare di una galleria di Zurigo, che avrà un ruolo importante in quella che poi passerà alla storia come l'operazione del volto d'avorio. Lo scavo mi ha dato risultati incredibili, perché dapprima ho avuto la prova che lo scavo era stato fatto e fatto bene, perché ho trovato una stanza ripiena di frammenti di marmi pregiati che erano serviti per la costruzione della casa, cioè parlo di mattoni di pavimento, parlo di marmi parietali, eccetera, tutti di grande pregio, rosso antico, serpentino, porfido, eccetera, molto giallo della Numidia, grande quantità di pavonazzetto, parlo di marmi importantissimi che anche anticamente avevano un costo molto elevato. A quel punto ho incominciato a sperare. Le speranze non sono state vane, perché nel giro di un'ora esce una mano d'avorio. Me la vedo così, sulla benna, me la vedo in faccia, presa dalla benna, me la vedo sopra in faccia. Esce sta mano d'avorio. In 5 minuti è uscita la maschera, sono usciti gli altri frammenti e sono uscite 4 statue egizie molto importanti, tutte molto importanti. Chi rappresenta? Un uomo o una divinità? Probabilmente era parte di una statua criso-elefantina, cioè di oro e di avorio. Verso la fine del 1997 venne da noi un personaggio che conoscevamo molto bene, lo avevamo arrestato in passato, plurindagato. Si chiamava e si chiama Casasanta, il suo cognome, che ci portò un orfanello. Nel gergo l'orfanello è un pezzo di un qualcosa che è stato scavato clandestinamente, ma che non è stato ceduto al ricettatore. I reperti erano due, gli orfanelli erano due. Ci portò l'orecchio e ci portò un ricciolo. In quella circostanza aveva ritrovato appunto un volto d'avorio, altri manufatti sempre d'avorio ed alcune statue, per la precisione 4 piccole statue di provenienza egizia. Il tutto era stato venduto a un trafficante italiano che risiedeva a Monaco di Baviera. Il trafficante si chiamava Antonino Savoca, oggi deceduto. Nel 1997 fu effettuata una perquisizione in casa di Savoca e in quella circostanza avevamo sequestrato più di 300 reperti di chiara provenienza italica, ma fotografato anche tutto il resto, tutto quanto era in suo possesso. E in quelle fotografie ritrovammo le immagini delle 4 statuette egizie riconosciute dal Casasanta come oggetti ritrovati nel corso del medesimo scavo clandestino di Anguillara Sabazia. In effetti questo volto viene ceduto inizialmente al Savoca dietro il pagamento di un corrispettivo che il Savoca non onorerà completamente, motivo per il quale il Casasanta, ormai ultra settantenne, per la legge italiana chi ha superato il 70° anno di età non può essere incarcerato, motivo per il quale il Casasanta si era autodenunciato per quello scavo clandestino. Secoli erano passati. Drusilla e Rufo, poi sposi, avevano lasciato discendenze di cui con enorme fatica si sarebbe trovato traccia. L'implacabile gioco della parentela che si sfilaccia in gradi sempre più lontani aveva sparso gli eredi di Drusilla e di Rufo in 1000 inopinabili rivoli.
e dello sfarzo maestoso perfino per un dio, non c'era più traccia. Quello che era stato un oracolo temuto e rispettato giaceva in pezzi sotto la terra. Anche gli dèi hanno le loro stagioni e vengono letteralmente soppiantati da nuove religioni, nuove credenze, nuovi riti. Solo le esigenze degli uomini sono eterne. Ora, della grande statua Criso-Elefantina, simbolo assoluto di potere, rimaneva di significativo un quasi volto, cui il tempo commosso aveva lasciato la parvenza dell'autorevolezza, con la quale era nato dalle mani esperte di uno scultore di cui nessuno avrebbe saputo più esattamente il nome. La ex statua sarebbe stata ribattezzata il volto d'avorio. La maschera, dopo essere stata nella disponibilità del Savoca Monaco di Baviera, passa in Svizzera ed entra nella disponibilità di una gallerista svizzera. Il personaggio in questione è Frida Takos, è ricercata, ha un ordine di cattura internazionale, ma non è estradabile perché è cittadina svizzera. Frida Takos fa l'errore di andare in vacanza a Cipro. Cipro fa parte della Comunità Europea e comunque ha un accordo di estradizione con l'Italia, viene arrestata dai colleghi ciprioti. E a Cipro la Takos confessa di aver trattato il volto d'avorio, ma di averlo successivamente ceduto ad altro grosso e importante personaggio nel panorama dei grandi trafficanti d'arte a livello internazionale, che è un dealer londinese, il cui nome è Robin Symes. Riusciamo a rintracciare il Symes e riusciamo a convincerlo a cederci l'importantissimo reperto, che verrà consegnato dai suoi legali direttamente nelle mani di miei collaboratori presso l'ambasciata italiana di Londra. E quindi da Londra arriverà finalmente in Italia agli inizi di marzo del 2003. Noi corriamo laddove il pericolo si palesa. E lei mi dice: ma qual è il pericolo? Il nostro nemico non sono i carabinieri, il nostro nemico è il cemento.